Dove abiti? Dove c'è scritto porco benvenuto? A palazzina prima, a palazzina dopo. E i gente vanno già, lei è un porco benvenuto. E capiscono la zona. Ma come cambia la lira, i giro, l'euro? La stessa cosa mo, dove ci sono i murales? Catanzaro in tre parole non è facile, perché Catanzaro era la città del vento, Catanzaro era la città, per tornare al numero 3, dei Tre Colli, e Catanzaro è la città del... la terza cosa non lo so. È la città delle tre V, il vento, come tu senti, non manca mai, il velluto, perché ai tempi che furono si lavorava il velluto, e Vitaliano perché è il santo, il protettore. Questa terra è veramente una terra incantata. Non so in quale luogo del mondo puoi vedere dall'alto di una montagna i due mari. Da qualsiasi collina, da qualsiasi... qui vedi un mondo totalmente diverso, la natura diversa. Quindi come fa una terra ad essere povera se ha queste caratteristiche, se tu nella stessa terra puoi piantumare quello che vuoi? Sono del parere che se uno, diciamo, riesce a trovarlo qua, il lavoro è meglio. Cioè, io sto cercando di trovarlo qua, perché questa è la mia terra comunque, è dove sono nato, dove mi sono cresciuto, quindi... dire che ho due fratelli fuori a Treviso, mi hanno detto sempre vieni qua che c'ho lavoro. La mia missione è qua, io sono del parere che ognuno ha una propria missione. Voglio vincere qua, proprio qua, nella mia terra, perché ci sono legato, c'è un motivo perché sono nato qua. E quindi è giusto che rimanga qua, voglio dire. Per i ragazzi che sono rimasti a Catanzaro, altrove, secondo me è importante perché, pur stando qui fisicamente, hanno la possibilità di confrontarsi con ragazzi che vengono da tutte le parti d'Italia e anche dall'estero. E allora è altrove che ha portato l'altrove qui. Per la città, che si è partito dai quartieri, diciamo, per realizzare queste opere, che però poi racchiude un po' tutta la città, no? Allo stesso tempo. Che va, almeno nascondete la sporchizia che c'hanno i muri, perché sono 50 anni che non sono mai verniciati, o qua siamo dimenticati pure di Dio, solo Dio ci vede ogni tanto.
là, anche se avete fatto il mare, avete costruito dei balene, almeno fateci una penna sopra. Se volete che si veda almeno una cosa più definitiva, fateci una penna sopra, perché di quel modo uno non capisce se è il tramonto o il diluvio universale. Ci fate una penna sopra, allora si capisce che sono due balene dentro l'acqua. Perché c'è il mare rosso, il mare nero e il mare ionio. Se io vedo un qualcosa che per l'artista significa qualcosa, per me può significare altro. Per cui vedere e pensare e immaginare significa far lavorare la fantasia. Quindi là avete fatto il mare, avete costruito dei baleni che voi li chiamate tramonto. Ora fateci una penna sopra, uno che distingue per vedere se è una balena, uno squalo, uno bianchino o una trachina. E con la fantasia si può arrivare dappertutto, con la fantasia si può fare tutto, si possono superare problemi, si possono superare tristezze e con la fantasia si può volare. Sembrava una casa diroccata, mi sembra. Che sta cadendo, qualche cosa che cade, oppure che sta in equilibrio su altre cose. Dalle piccole sfumature mi sembra che rappresenti, guarda, il mondo, una parte nera del mondo abbandonata a se stessa e le piccole, come dire, spigolature di felicità, di ricchezza che esistono in questo mondo, che sono quelle più marginali, quelli messi proprio ai lati da lui che l'ha disegnato, come per dire è quello che mi interessa, è la parte più nera che fa vivere il mondo. È la parte più scura, più tetra. Il nuovo millennio, perché ti può dare l'input forte iniziale, mentre un'opera d'arte riportata su tela, che rimane sempre un'opera d'arte, devi andare a vederla, cioè devi essere tu a vederla. Questa è un'opera d'arte che la vedi, se ci passi la vedi, non hai bisogno di essere una, di dico vado a un museo perché voglio vedere l'opera di Donatello, l'opera di Michelangelo e così sia. Questa è un'opera d'arte all'aperto, quindi passando uno con la macchina vede l'arte per strada. È, per me è la nuova arte del millennio, è l'arte per tutti, esatto. Io penso che quando una persona non gli viene incontro e lo vede, io penso che se lo sente quando scende dietro le spalle, che c'è un qualcosa che la sta osservando, perché dobbiamo dire anche che tutto quello che ci circonda è vita, anche quello che ha fatto il tuo amico adesso qui è vita, è lui che ci guarda, non siamo noi a guardare lui. In quel soggetto lì ci siete voi. E io penso che il tempo che resterà, io quando passerò da qui mi ricorderò di lui, mi ricorderò di voi. Quindi sarete per me, sarete in quel ricordo lì. È questo che dobbiamo capire. È l'espressione veramente di un artista che lascia una traccia. Lì c'è la sua vita.
ti metto in soggezione. Dai, basta!